Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Sono appena rientrata da un po' di shopping. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, sono stata da Teddy, ho preso a 1 euro questo spazzolino qua per le fughe delle finestre o comunque tutti quegli spazi piccolini dove si vuole pulire e non ci si riesce per 1 euro, una miseria. Poi ho preso questa fascia a 4 euro, ma è bellissima, ragazze. Guardate che meraviglia che è! E ha tutto un lurex glitterato d'oro all'interno, stupenda. E poi ho preso a 1 euro questa candela qui. Non ho mai provato le candele di Teddy, quindi è la primissima che provo. Ed è una candela alla vaniglia. Costava soltanto 1 euro, speriamo che sia buona anche d'accesa. Ho preso sempre a 1 euro anche questa borsettina qui, tipo regalo, perché voglio regalarla a una mia amica in modo che si tenga dentro in ordine i suoi prodotti beauty che le regalerò. E per Teddy ci siamo. Sono stata poi alla saponeria, il più grosso della spesa l'ho fatta da DM. Alla saponeria ho preso due labelli alla vaniglia, eccolo qui, uno lo devo regalare e l'ho pagato 1,95 euro all'uno. Ho preso i miei Lines Idea 75 centesimi che poi andrò a portare nell'armadietto del lavoro che sono comodi da tenere al lavoro. Purtroppo si è staccato e non riesco a sistemarlo. Sto parlando di questo doccia schiuma. Devo fare un regalo. Tesori d'Oriente 1,95 euro. Io lo amo. Devo fare un regalo. È buonissimo. Ninfea bianca e legno di inocchi. Credo che sia Water Lily. Sì, Water Lily, Ninfea bianca. Credo che sia uno dei miei doccia schiuma preferiti di Tesori d'Oriente. Veramente una profumazione un po' maschile anche, ma è buonissima. Infatti la regalerò a un uomo. E poi, peccato che si sia rotto l'affarino, vabbè. Ho voluto provare questo anticalcare lavatrice di Nonna Papera. Non è ecologico, però ragazzi, costava davvero poco e ne avevo di bisogno. Questo l'ho pagato Nonna Papera 2 euro. Ma è 1500 ml. Speriamo funzioni davvero perché non conosco il marchio né niente, non l'avevo neanche mai vista la saponeria. A 1,50 euro ho preso la carta igienica della Fria perché sono rimasta un po' senza dalla mia scorta. 2 euro ho preso questo nuovo dentifricio sbiancante all'alo di Equilibra, la nuova linea di Equilibra. Qua dice 0% saccarina e fluoro, 97% di origine naturale. Contiene sale di calcio che aiuta a ridurre la sensibilità dentale, sollievo a lungo termine, sale di potassio efficace nella desensibilizzazione dei denti, ce la posso fare, sollievo immediato. Sale di zinco che è antibatterico, previene la formazione del tartaro, proprietà antibatteriche. E l'aloe vera per le gengive che rinfresca, idrata, riequilibra e la vitamina B3 lenitiva gengivale. Dovrebbe contenere della stevia se non sbaglio, forse magari addirittura gliel'hanno tirato via essendo la nuova l'hanno riformulato. Contiene addirittura l'niacinamide, la salvia officinale, arnica, il tea tree. Scusatemi se era illuminato il telefono. No, acesulfame, potassio, acesulfame. No, non contiene, contiene aloe vera, arnica, salvia come azione lenitiva, silice, perlite, sbiancanti naturali. Tetrapotassio, pirofosfato, protegge dal tartaro, contribuisce alla rimozione delle macchie. Olio di tea tree antisettico, centraria islandica, attività sbiancante, mentolo rinfrescante naturale. Devo dire che non è male. Mi piace il fatto che Equilibra spieghi tutto per filo e per segno per quanto riguarda l'INCI. Poi ho voluto prendere anche il bagno doccia schiuma biologico aloe e tea tree perché sapete che noi amiamo il tea tree e usavamo quello della White Castle, però al DM non si trova più in formato bagno schiuma che era quello che aveva un INCI ancora migliore rispetto a il sapone normale. Ho voluto prendere perché comunque noi ne facciamo largo uso
E questo qui è 2,50 euro. A 3 euro ho preso questa cremina qui che andrò a regalarla, lenitiva, tea tree e calendula. Così faccio entrare in fissa anche una mia amica per quanto riguarda il tea tree. Allora, per quanto riguarda invece il DM, ho già fatto due pacchettini in regalo, comunque ve lo faccio vedere perché l'ho comprato anch'io. Adoro questa cosa che il DM dà a disposizione, di fare i pacchettini di regali lì al momento. Comunque, veniamo a noi. Porca miseria, si è attaccata. C'erano queste candele qui in offerta, sperando di non fare danni. Ok. Alla fragola. Si sente infatti un odore tremendo di fragola. Eccolo qui. Il marchio è Profissimo. Speriamo sia buona perché così è davvero forte. Speriamo poi tenga. E ne ho prese due. Bello anche poi il bicchiere perché uno pensa che andrò a regalarlo, a regalarla. Le candele sono costate 1,99 euro ciascuno. Poi ho preso due caffè latte che erano in offerta a scadenza breve, in verità non è vero, però adesso li vado anche a mettere in frigo. Questi qui costavano 1,29 euro, avevo 65 centesimi di sconto. 99 centesimi ho preso questa maschera purificante, peeling antibrufoli, agli acidi della frutta e maschera nutriente per pelli impure. Applicare la prima, la maschera sul viso detersa, lasciare agire 10-15 minuti. Applicare successivamente questa maschera per 10-15 minuti, tralasciando la zona degli occhi e delle labbra. Ma step 1 e step 2? Sì. Step 1 e step 2, non pensavo, pensavo fossero due maschere diverse come le solite, quindi ho fatto bene a leggere. Invece, quello che è impacchettato sono questi profumatori qui, ambiente il profumo di aria fresca di Bosco. Speriamo sia buono perché di solito di questo marchio qua non mi fanno impazzire i profumatori. Ho voluto prenderlo, magari forse la profumazione può essere un po' più forte, 2,99 euro. Anche questa andrò a regalarla, è una crema rassodante con triplazione, peperosa, vitamina C, caffeina, alga marina, rende la pelle più tonica, liscia ed elastica. Questa l'ho pagata 4,19 euro. I bussolotti che io prendevo una volta di crema rassodante, ho visto che non ci sono più. Poi quest'anno al momento devo ancora pensare a calendario dell'avvento, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di prendere intanto questi kit qua per me, perché credo che ormai il calendario dell'avvento, ciao, sono super in ritardo. 7 regalo burro corpo, 3 burri corpo, cacao, cannella e vaniglia di Alverde. Non li avevo mai presi. E l'ho pagato. Vediamo un po' dov'è il verde, 4,99 euro. Poi ho preso due set perché uno andrò a regalarlo, uno sono indecisa se regalarlo o se tenermelo, vediamo. Sto parlando di questi set qua, Dream A Little A Dream. Contiene bagno schiuma, crema mani e crema corpo alla lavanda. Gel dolce con olio essenziale di lavanda. Crema mani con allantoina, pantenolo per mani secche, lozione corpo con olio di cocco, olio di girasole. Li ho presi perché comunque ragazzi erano gli ultimi due, costavano poco, io non riesco mai a prendere i cofanetti dal DM, ho detto sto giro ci penso io. 4,95 euro, mentre per me ho voluto provare a 6,99 euro questo qui che è sempre composto come quello della lavanda però costa di più. E contiene tè chai e zenzero, gel doccia, crema mani con allantoina, pantenolo, olio d'oliva, lezione corpo idratante con nicotinamide, estratto di radice di zenzero, allantoina, olio e burro di karité. Speriamo sia buono. Poi ho preso due cremine che andrò a regalare a una collega. Eccole qui. Questa è, non dice la profumazione, boh, chissà, e neanche l'altra. Ma perché non dite qualcosa in italiano, porca miseria? Vediamo. Burro di karité e olio di cocco principalmente,
mentre l'altra contiene, questo è davvero un inci cortissimo, fantastico, basilare. Questo ha anche questo al burro di karité, glicerina, cocco. Boh. Sembra che ci sia un po' di cannella, da quello che mi sembra di vedere. Queste ragazze ve lo dico sempre, rimango scioccato ogni volta perché costavano 99 centesimi, adesso le hanno messe a 1,49 euro. Vabbè. Una è crema Make-A-Wish e l'altro Fairy Tale. Vabbè, andate voi a capire la profumazione. Poi a 1,49 euro ho preso queste salviette della Fria, struccanti, eco natural, riequilibranti, rinfrescanti, erano in offerta. Non so se le avevo già provate o meno, speriamo di no. Perché se non mi piaceva, se non mi... Boh, se non lo so. Io ci arrivo sempre dopo. Finalmente sono tornati, me l'aveva detto la commessa che per Natale sarebbero ritornati, i deodoranti di Alverde, ma in verità Umbretto mi pareva mi parlasse di Balea, forse sì. Comunque, crema deodorante all'arancia bio e burro di karité. Io ne ho presi tre perché adesso se uno lo vuole Umbretto glielo vado a mandare, glielo manderò, insomma, glielo vado a spedire se era questo che lei si intendeva. E poi insomma due me li tengo io in casa, uno per me e uno per il mio compagno. Questi costicchiano, ma ho voluto prenderli lo stesso perché davvero era una vita che questo non lo vedevo. E li ho pagati 3,99 euro all'uno. È anche vero che però ragazzi sono dei deodoranti che comunque sono fatti bene, funzionano, perché io ne ho uno di Balea e davvero funziona e durano un sacco perché la quantità è davvero grande, quindi nel senso ne basta poco, dice che dura 24 ore, sono 50 ml, però vi assicuro che per le ascelle andate avanti un bel po'. Bene ragazzi, questo è stato il mio piccolo bottino. Voglio andare a provare subito il labello alla vaniglia. Mamma mia, buonissimo. Io che non dovevo più comprare labello per il resto della mia vita perché sono strapiena, perché li apro, li annuso un po', li uso e poi li lascio lì, li uso un paio di giorni e poi li lascio lì. Contiene, vediamo, olio di ricino, hanno cambiato l'inci, hanno tirato via insomma un po' di schifezze, quindi devo dire che ha fatto anche abbastanza bene. Aroma di vaniglia, sì, non stucchevole, devo dire che non è male, magari questo me lo infilo da qualche parte nel giubbino. Avete provato? Bene ragazzi, fatemi sapere, io vorrei provare la fascetta. Fatemi sapere se avete provato questi kit, questi set del DM. Io sono sempre, mi piacciono sempre le fasce, sono sempre attirata dalle fasce per i capelli, ma sembro un uovo. Fa molto uovo. Però, vabbè, ragazzi, mi piace. Forse con i capelli sciolti magari farà un altro effetto. Bene, vado a sistemare, vado già a impacchettare un po' di cose. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.